a lavorare. Già, perché a Ferragosto in città c'è sempre qualcuno che lavora. Dammi una mano. Dammi il piede. Ma il piede di porco l'hai portato? Sì, dammelo. Presto. Il piede di porco. Permesso? Buongiorno, cavaliere. C'è niente per noi, eh? Ah, ma so tre giorni che vi dico che non c'è niente. Voi state sempre qua. Signor collochiere, noi siamo gente bisognosa, ci aiuti. Se cercano indossatori per casa di moda. Ma cavaliere, ma cosa cerca due indossatori? Ci siamo noi! Mio fratello è un grande indossatore. Fa vedere come stile, è un grande stilatore. Model Arisier. Cavaliere, guardi che stile, che stile. Model Orbeifer. Poco tempo a rendere l'idea, ma sono stati dei grandi. Io lascio la parola a te, Cico, ci sarebbe tanto da dire, ma tu puoi dire per noi. Ci sarebbe per noi. Da dire moltissimo. Intanto io avrò visto centinaia di volte queste immagini e ogni volta rido puntualmente. Ed è quello che pensavo anch'io comunque mentre le vedevo, l'ho viste tante volte e si ride sempre. La loro era una comicità semplice, una comicità basata veramente su... mai volgari, mai, non c'è una parolaccia, non c'è niente, eppure facevano ridere, avevano questa capacità di non accavallarsi mai che io trovo fantastica. E poi papà in particolare aveva questa mimica che ancora oggi faccio fatica a riscontrare in qualcuno, perché e voi dovevate vedere cosa riusciva a fare a casa, come si allenava, perché non è che nasceva tutto per caso, lui si metteva esatto. Lì. Per esempio tutti conoscete la famosa bilancia, ma lui stava ore e ore a fare addominali, a prepararsi, perché era veramente difficile. E niente, sono molto contento di essere qua. Tra l'altro sono emozionato perché ho conosciuto Pippo Franco, che non ci siamo mai incrociati, ha lavorato tante volte con papà e mi fa esatto. Veramente piacere. Benvenuti! Silenzio, arriva il regista. Sì. Carissimo maestro Traficelli. Sì. Ma non si usa più baciare la mano. Baciano pure il piede. Me lo porgi? Pure. Sì. Allora ditelo che devo fare tutto io. Forza. Sì. Avanti i promenanti. Avanti il primo. Eccomi qua. Anche lei vuole una parte, onorevole Bossi? No, io voglio tutto. Avanti un altro. Buonasera. Conosce qualche aria? Conosco una calugna e un ventisillo. Dal barbiere? No, dai pentiti. Possono ammazzarli. Ma non so se gliela faranno cantare, non è previsto. E tante cose non erano previste, tacci duro. 5, 4, 3, 2, 3, 7. Oh, ma hai visto che pezzo di paciocca? E se quella non è la più bella di Roma, ma faccio tagliare. Non semplice. Ma che siete diventati armafroditi? Tu che c'hai da guardare? Io? Ma chi te conosce? A botta. Sì. L'allero. Abbottati. Protagonisti per oltre 20 anni del varietà famosissimo Il Bagaglino, rappresentante della commedia italiana Pippo Franco. Più forte questo applauso. Vi potete fare la carambata, Pippo Franco è qui. Benvenuto. È un onore e un'emozione grande per me. Grazie, anche per me moltissima, per una serie di motivi. Primo, la città che mi appartiene sotto tanti profili, non soltanto perché ho passato qua, per venire in Sicilia bisogna per forza passare qua, poi per il legame sì. Con Sant'Eustochia e poi per bello, tanta serie di cose.